questo diving ha 31 anni di attività continua tutti i giorni, e diciamo che l'ente parco, da quando c'è, ha sicuramente prodotto un ottimo risultato. Questo risultato di ricomporre, se mi permettete questa definizione, la flora, la fauna e l'ecosistema sottomarino. Infatti, un particolare su tutti, per esempio, la cernia. La cernia qua era scomparsa. Ora noi abbiamo delle cerniettine piccole così, o come abbiamo visto anche oggi, delle cernie di 80 cm, dei capponi. Soprattutto la biodiversità e tutto quello che di buono ha portato questo, in questo parco, ha richiamato anche i pesci di certe dimensioni, che prima erano in forma ridotta. Infatti vediamo dei gronchi, che magari uno dice: cos'è il gronco? Il gronco è un animale enorme, simpatico. In questo parco nazionale arriva a avere anche una dimensione di 1,5 m, 2. Tutto questo è un benessere, e le persone che vengono qua trovano piacere a osservare questo, come anche i barracuda. Il barracuda autoctono, che ovviamente non ha la dimensione del barracuda, però è sempre un piacere vederlo muovere in branco. Tutte queste situazioni portano una positività, portano richiamo, portano turismo, portano gente a vedere questo parco nazionale. Le aragoste, ci sono delle aragoste pazzesche, ecco, solo il corpo ha una dimensione del genere. Non ci manca nulla, venite a trovarci, noi siamo qua per voi.